Boh, io provo a stampargli due granate in faccia, cosa succede? Ah, Cazzo, devi questo è dargli un nemico di granate. inizio gioco, che cazzo? Una granata penso di averla sprecata. Non so se No, per vabbè, non almeno c'è. Vabbè, Beppe. un modello di granate. No, 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 sai qual è il problema? È che all'inizio, te lo spiego io qual è il problema. Ed è una roba che ho sbagliato anche prima lanciandogli le Molotov, ma lo sto capendo solo adesso. All'inizio, che è lì che si contorce, che non ti sta ancora correndo contro, è invincibile. Non gli puoi lanciare un cazzo, capito? Come Killer Croc di prima. Quindi tu hai voglia di lanciargli le cose in faccia, per forza che poi non va giù. Maledetta la Madonna. Poi, solito problema che non riesce a ricaricare, perché non riesce a ricaricare. Cioè, tu devi sperare di ammazzarli con un caricatore, perché sennò è finita. No, ma io ce la devo fare, perché non è possibile che un nemico di inizio gioco non si poteva giù con due granate, capito? Cioè, mi rifiuto. No, solo che ci siamo sempre un attimo, tra virgolette, non spaventati nell'ucciderlo, però perché spesi un sacco di risorse. Non sapevamo qual era l'arma per buttarlo giù. No, ma il problema è che gli sparavamo anche nel momento sbagliato. Cioè, capisci che se io ti sparo e te sei invincibile, mi hai proprio rotto il cazzo. Io ho capito che è un gioco di anni fa, però la Madonna. Cioè. E non chiamatemi la scelta di design, perché bisogna essere degli imbecilli del cazzo. Poi, per carità, avrò cagato la sentenza. Allora, porco dio. Guarda che non va giù. Quattro granate. È diventato ciccione. È esploso. Cinque granate. Ok, Di più. però puoi usare il lanciagranate. Cioè, onesto, è vero che tu mi dici, vabbè, abbiamo la Magnum. Vabbè, beh, ma tu hai un'altra. Mi dai un'altra alternativa? No, le carte alternative è schivare, ma come dici tu, non puoi schivare sempre. Allora, io ricarico e provo a fare Molotov e Magnum. Il problema è che questo nel frattempo non si ferma. Questo continua a picchiarti. Hai capito? Ma scusa, la Magnum l'hai aperta la valigetta, perché non è riuscito ancora? No. C'è dal codice? Ah, Io bravo. non. Prova a cercare un po' mentre mi aspetti, va? C'è questo codice nelle info lì, nei dati. Ora ci voglio provare con una Molotov e due granate. Vediamo che succede. Però gli fa, se devo continuare a riprovare, a fare avanti e indietro. Che cazzo. Sono morto. Per esplorare un po', tanto ci dobbiamo passare da lì. Ma intanto ho salvato prima di mettere carica partita. Adesso mi metto direttamente io le lanciagranate, cerchiamo di seccarlo almeno Il quello. problema qual è? Che io sono morto, non ci sono cure, non si trovano cure in tutto il gioco. Io non posso. Cioè, questo qua, due colpi mi fa fuori. E non ci può essere una lotta con questo qua. Allora. Uso lui, mi prende il lanciagranate. Ora, non mi fa scappare, perché sto cretino di merda ci mette 20 anni a lanciare una Molotov. Lui continua a picchiarmi. Adesso c'è lui su pericolo. No, no, Beppe. Non si può fare, non si può fare. Uso il fucile a No, pompa era che salta. invincibile. Merda. Allora. Allora, forse ce l'abbiamo fatta. Come fatto? Come Allora. hai detto tu? Entri, esci, entri, esci. No, praticamente ci sono andato in due invece che in uno. Ora siamo più Ok. morti di prima. E praticamente ho usato tre granate e qualche colpo di pistola di lei. Questo è. Però lei si è presa una smozzicata. È andata così. Io
Che devo Questo devo fare? ammazzarlo anch'io. Allora, a Ammazzarlo questo anch'io. punto posso tornare indietro. Vabbè, ci sono pure di mezzo le sanguisughe. Porco di... Ciao, Sai cosa? porca. Vado prima a Cosa? suonare il piano con lei presente, voglio vedere cosa cambia. O voglio prima provare a farlo suonare a lei, vedere cosa Ok. cambia. Vediamo un po'. Suona il pianoforte, sì. Vediamo che succede facendolo suonare a lei. Niente. Mozart. Anche lei. Ah no? Attenzione. Lei non è brava come lui, eh? Attenzione. Cazzata nera. Niente. Musica celestiale. Trofeo guadagnato. Vediamo che dice. Suona il pianoforte con Rebecca. Pazzesco. Va bene. Suona il pianoforte con Billy. Lui evidentemente è artista bestiale, maledetto. Sto facendo anch'io per il trofeo, tanto che io non ho platino, ma... Si incazza poi alla fine. Sì. Vabbè, alla fine è coerente. Se ti ricordi non ce la faceva subito a suonarla, ma doveva provare un po' di volte, se ti ricordi. Ok, E sì, è vero, niente. nel... Fatta sta roba qua c'erano da prendere le bottiglie, la batteria, ma lascio tutto qua per Sì, tanto che la batteria appena la prendi rimani chiusa dentro. ora. Esatto. Andiamo pure avanti. Quindi. No, ma raga, basta. Ma ste cazzo di sanguisughe. Cioè, capito? Capito? Rimangono le sanguisughe e mi mangiano. Sono curioso di vedere adesso, sono in È pieno di pericolo sanguisughe del cazzo. Ah, vabbè, io corro perché tanto non è possibile. o no? Ah, vabbè, non si può fare sta roba. Allora, sto entrando. In che porta quella marcia? Quella in fondo. Quella in fondo e praticamente qua posso andare a sinistra o a destra. Dove vado? Più a Vai in quella sinistra. marcia. Beppe, cosa dici? Cosa vuol dire quella marcia? Questa? C'è una Ok. porta più consumata. Io se non ne avevo vista nemmeno una, tu mi dici quella marcia? E io cazzo ne so. Allora qua c'è una musica di merda e poi però uno spray curativo che io mi succo subito. Ma subito. Usa. E lo uso su di lui. Allora. C'è una vasta gamma di attrezzature pazzesche. Lì vedo delle piante. Parabellums. Allora. Deo gratias comunque, perché sennò qua, raga, era la fine. Allora, devo una cura, esatto. Queste sono altre Ci sono anche delle bottiglie. erbe sotto un tavolo. Esatto. Che ora le miscelo e le faccio fumare a lei direttamente, perché raga. Ossa, ti chiedi se siano osso umane. Ma guarda, raga, io non mi chiedo più un cazzo a questo punto. Usa. Oh, Deo grazie. Siamo tutti e due su ok, finalmente. Però, raga, è necessaria sta musica in una stanza dove non succede un cazzo. Ma no, io chiedo. Gino. Allora. Niente, praticamente in sta stanza c'erano solo delle cure. Solo, tra virgolette. Ok, allora combina, usa, ok lei. Sono molto contento di questa cosa qua. Prendo lo spray con lui. Non ci credo, non è vero. Non sta succedendo. No, per favore, non dimmi che c'è quel cazzo di non tornato quello perché mi incazzo. Te lo dico. Sì, però così mi sputtano tutte le cure, che cazzo, non ho neanche il lanciagranate. Cioè, adesso che fai lo schivi, perché tanto Allora, non ho il lanciagranate dietro. sono tornato indietro. No, raga, non si può far salire. Allora, stiamo calmi. Uno per volta. Let's split up. Roger. Uno per volta.
Allora, praticamente io esco di qua e mi devo catafottare a destra. Però ci saranno gli zombie. Tu mi hai detto c'erano degli zombie normali. Sì, in quella lì c'erano degli zombie normali, in quella lì, quell'altra porta lì. Però io stavo Allora. pensando effettivamente di buttarmi, andare nel lato per lanciagranate e ammazzarle queste. Allora, io devo correre e andare adesso. Te lo dico, se mi ammazza non so. Perché sono stanco. Ti provo a M'ha ammazzarlo preso, questo. m'ha preso. M'ha preso. Porco di... Ti provo a seccarlo, sto tornando indietro all'atrio. Perché tanto non ci, come dici tu, non ci possiamo muovere. Mi dispiace per i lanciagranate, perché li sprechiamo tutti, però non. E le sanguisughe, levatevele dal cazzo. Sto Io provo a provando ad far andare così. nella stanza dove ci sono i zombie normali. Ok. Io provo a seccarlo. Allora, quanti ce ne sono di zombie normali? Ok, 2 mi pare. sì, però se cominciamo anche a mancare i proiettili, qua abbiamo un problema, eh. Tanto adesso pulisci di lì, c'è quello stronzo. Penso. Prima 3 colpi mi pare l'avevo fatto fuori. Porco. Di napalm. Non è vero! Ma non è vero! Non ci credo, ma morso. Porca madonna di merda! Lei c'ho già sua attenzione appena sono uscito da quella stanza, ma vabbè. No, vabbè, ma non si può fare sta vita. Che cazzo? Cioè, tu mi devi dire se com'è possibile che se con 3 colpi vanno giù, la seconda volta dice no, sai cosa? Io al 3 colpo ti mordo il cazzo. Al terzo colpo ti mordo il cazzo. Io provo a ammazzare quello là e ti faccio sapere come va. Allora, praticamente. Io qua. Cosa vedo luccicare lì? No, sono delle farfalline. Allora, praticamente niente. Io qua ho fatto piazza pulita di questi due, ma devo arrivare con il morsetto. Mi state dicendo questo, Sì, tendenzialmente. perché il morsetto, quindi devi superare quello stronzo lì Esatto. che c'hai e lo stronzo che hai dentro la sala audio. Ma quel sede audio non mi spaventa, è quello stronzo che c'è lì fuori, infatti io adesso provo a seccarlo. Ma infatti io adesso praticamente che faccio? Cambio su di lei. Lei è ancora in quella stanza del cazzo. E ora con lei devo correre. E prendere la prima destra. Solo che lui ora mi morderà. Quanto godo. Allora. Ora la domanda è. Mi ricorderò dove sto morsetto della minchia. L'ho ammazzato. Vaffanculo. Allora. Allora, adesso è morto. Quindi, prendo la pistola. Allora, fermi tutti. Io Era devo dietro di lui. correre. Probabilmente lui scende da quella cazzo di palette attrezzata. Era qua il morsetto. Preso il morsetto. Giro qua, vado là. Tu fai che Sei cazzo un vuoi, me ne coglione. vado via. Sempre pregando che ci fosse solo un morsetto. Poi qua non si può manco più aspettare perché capisci che ci sono pure le sanguisughe a rompere i coglioni in sta zona di merda. No, ma lei quanto è deficiente, lei. Ve l'hanno ammazzata, Dio Madonna. Non ho mai ricordato il salvataggio dopo che mi ha ammazzato quello centrale. Allora, io sono con tutte e due al sicuro col morsetto. Vediamo che succede con questo Bene. morsetto della minchia. Perfetto. La maniglia assente, rendendo il morsetto inutilizzabile. Maniglia morsetto, usa. Cosa ti dà? Vediamo un attimo. Una lapide. Ah, ma a parte che devi fare meno bordello. Mi dà, ti ricordi che c'era da qualche parte, tipo nella torre, da mettere 3 placche? Mi dà una placca. Placca Ah, dove ci sono le dell'abbedienza. scolopendre, raga? Eh sì. Tipo. Però non ce ne facciamo una minchia. Almeno per adesso. Perché questa placca qua non ci apre né il posto della batteria né il posto delle luci. E quindi siamo bloccati a questo punto.
Perché o troviamo una maniera di far ste luci, o troviamo una maniera di aprire sta valigetta, oppure è andata così. A questo punto io vorrei ancora fare una prova. Mentre tu sei lì che ti fai i cazzi, voglio provare a vedere che succede se io abbandono lui qua dentro, esco con lei e poi tolgo sta batteria. Che succede? Astro battery. Per me hai trovato la cosa come farlo. Te lo dico tra un attimo. Perché mo si chiude. Più così. Però, una volta che si chiude, lo scaffale è colmo. Poi vado su di lei. E praticamente la credenza è colma. Risuono il piano. Suonare pianoforte, sì. Ah, Rebecca non sa suonare pianoforte, ragazzi. E poi mi metto a suonare con lui e vedo se si riapre. Se si riapre è un po' poco realistico, perché se io ho tolto la batteria che sì, alimenta... Sì, la batteria, esatto. Però, è andata così. Vediamo un po'. Suona. Il valzer del moscerino. Dovrebbe dire non succede niente. Invece mi sa che hai ragione tu. Magari hai trovato. Sì, sì, era stronzata. È un'idiozia. Cioè, fai talmente stupida che non ci pensi. Perché dici, se tolgo la batteria, la porta non si muove più. Invece si apre. Invece si apre. Proprio un'idiozia. Questa è una cosa. Allora adesso lascio l'icona. Ok. E allora, detto questo, mi sa che io ho finito in questa zona della mappa. Me ne posso tornare al sicuro. Nell'Asia. Posso tornare al sicuro, perché se là c'era il morsetto e l'ho fatto, lì c'erano le piante e le ho fatte, lì c'è il bastardo, qui in mezzo il bastardo l'ho fatto fuori, là c'era la leva del morsetto e l'ho fatta, qua c'era la batteria. Io me ne posso tornare nell'atrio e a questo punto possiamo andare fuori. Lui ti ha portato anche il fucile a pompa? No. No. No, sto andando libero come l'aria, ho la pistola e poi okay. Vediamo. C'è una macchina a scrivere, vuoi salvare? Sì. Ok, allora. Quindi stai andando solo con la batteria, fondamentalmente. Batteria e pistola. Che non era da mettere qua, porca. Ok, allora. Bensì, qua. Dimmi quando ci sei. Qua, vicino al montacarichi. Esatto. Ci sei? 3, 2, 1. Vai. Via. Ho messo male però. E una volta che ho fatto questo? Usa l'ascensore, raga. Ah, te lo ricordi? Però cosa ce ne facciamo? Sì, ma così sali dove sono i corvi. Ma noi non dobbiamo salire. Ci dà sta cassa. Però dobbiamo metterla sta cassa su dove c'è quell'oggetto che luccica sopra la... Sotto il capitello, lì fa la colonna. Capitello. C'è una colonna con un oggetto che luccica. Su. Che non ci arriviamo. Ma dove? E adesso ma qui fuori? Qui fuori, sì, nel piano terra. Però da dove abbiamo messo la batteria. Io non sono salito ancora. No, siamo calmi. Io non ho mica vista sta roba qua. Allora. Beh, già l'altra volta l'avevo detto che c'era questo. Sì, però raga. Allora. In teoria, facendo salire, devi solo spostare... Sì, sì, sposto sta cassa della minchia. Cioè, alla fine sta batteria serviva solo a... Sì, a per prendere quell'oggetto lì. Vabbè, vediamo sto oggetto. Sempre se lo trovo, perché io non ho mica capito di che cazzo parli. Lo vedo. L'hai visto? Allora. Sì, ma l'avevo mica notato. Come cazzo fai a notarlo? È fuori dall'inquadratura della volta mia l'avevo... Cioè, non no, è... La... Ah, adesso l'altra lo volta vedo. L'avevo notato. Sì. Adesso lo vedo. Sì, però... Vabbè, raga, salgo e poi... Piglio così. C'è qualcosa qui. Ho trovato la seconda lastra della disciplina. Questo è ottimo, okay. Però... Siamo in punto a capo. Ne manca una. E io potrei sapere dov'è ed è quell'enigma del cazzo. Eh certo. Ma tu lo sai fare quell'enigma nel cazzo? Per me tutto, per me tradotto solo di merda. Allora, andiamoci un attimo. Allora, siamo calmi.
Io ora sono qua. E mi leggo sta minchia che mi dice: sei anime imprigionate tra le catene della morte, ravviva le fiamme della vita con le anime dei deboli. The strong prey upon the weaker. Nemmeno la più intelligente. The strong prey upon the weaker. Questa cosa qua è scritta dappertutto, ma non la dice, anche se c'è scritta. The strong prey upon the weaker. The law of the jungle. Per me allora, dobbiamo solo capire chi sono i deboli. No, ma per me dobbiamo accenderle tutte con un ordine. Ok, no, no, ho capito. Tu dici partiamo dall'alto della catena alimentare. Allora. Sì, sì, sì. Allora. Però io non so come farla questa cosa qua. Anch'io, perché qua cosa abbiamo? Un giaguaro o un lupo? Chi è più forte? Lupo o giaguaro? Perché il giaguaro è, allora, il giaguaro è più forte di tutti, perché infatti che dica una roba allucinante. Il mio regno è sconfinato, nessuna creatura è in grado di sfuggirmi. E allora accendi sto minchia di giaguaro. Stai accendendo prima il giaguaro, giusto? Mm. Però anche lì, se qua mi dici di accendere i più deboli, siamo sicuri che dobbiamo andare in questo ordine. Però vabbè. E poi, vediamo che dice il lupo. La mia arguzia mi permette di aiutare anche la più feroce delle bestie. Boh, accendiamo il lupo. Poi abbiamo cavallo e cervo. Chi è più forte, cavallo o cervo? Per me è il cervo che ti incorna. Accendiamo il cervo. Perché il cervo che dice? Mi ergo alto sulla terra facendo fiera mossa delle mie corna. Ma in realtà non dice che è forte. No, è vero. Dice solo che è fiero. E quindi a questo punto io accenderei prima il cavallo, che mi dice: nemmeno la più intelligente delle creature può competere con la velocità del mio cazzo. Quindi accendiamo il cavallo. E poi a questo punto io farei aquila. Poi c'è il serpente che è anche forte. Però no, l'aquila lo mangia il serpente, attenzione. Sì, è vero, è vero. Poi farei serpente e per ultimo il cervo. Pazzesco, è servita un cazzo. Ok. E allora a questo punto faccio il contrario, perché lui dice di illuminare i deboli. Quindi facciamo cervo. Cioè, allora facciamo cervo. Serpente. Poi cosa ho fatto? Aquila. Serpente. Secondo me ci manca un documento comunque. Aquila, cavallo. Aquila, cavallo. Lupo. Lupo. Non mi hai rotto il cazzo, eh. Se ti levi dal cazzo io. Il giaguaro. No, perché il lupo dice che annienta anche la più feroce delle bestie. Quindi io farei prima lupo, giaguaro e serpente come ultima. No, 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 serpente no. Però a sto punto io farei lupo, giaguaro. Aquila. Serpente, cavallo, cervo, non lo so. No. No. Cosa posso invertire? Posso fare giaguaro. Lupo. E a questo punto facciamo prima serpente dell'aquila, non lo so. No. Allora. Quindi qual è il problema? Che magari il cavallo va considerato più forte dell'aquila e del serpente? Facciamo così.
Quindi facciamo giaguaro. Tu inizi dal primo, quindi giaguaro. Stesso provo una cosa stupida, provo ad andare proprio solo in ordine. In ordine orario. Ah! Ah! Giaguaro, lupo, cavallo. Guarda che sei così veramente, disinstallo il gioco, Aquila. Anche se mi fa strano, perché l'unico che suona inutile da queste descrizioni è il cervo, non è il serpente. Ok, dai, sono contento, non era al senso orario. Va bene. Mi avvicino alle mie vittime in silenzio disumano e domino anche il più potente dei re. Quindi però per allora me attenzione, allora magari non è che è in senso orario, ma dobbiamo iniziare dal serpente. Esatto. E però ci fa. Allora, serpente. Giaguaro che è il più potente. E però mi stai spaccando la minchia. Ti devi levare. Io l'ho sbagliato, aspetta. Però forse hai ragione tu. Serpente, giaguaro. Lupo. Cavallo. Raga, fa sto gioco. Non ci credo. Ma guarda che è una roba pazzesca, sta cosa dell'accendino di merda. Allora, iniziamo come detto tu, magari è un'idea giusta. Aquila. L'aquila, minchia, però se ti stai fermo. E cervo. No. Ok, no, quindi non è il senso orario. Però effettivamente se il serpente mi dice che ammazza anche la più forte delle bestie. Esatto, perché arriva di soppiatto. Allora, attenzione. Serpente che dice: mi avvicino alle mie vittime in silenzio disumano e domino anche il più potente dei re. E fino a qui ci siamo. Quindi siamo sicuri. Se il giaguaro è il più potente, dovrebbe essere il re. Quindi il serpente domina sul giaguaro. Poi se leggiamo, però il giaguaro piglia il cavallo, perché dice che non può scappare di nessuno dal giaguaro. Il cavallo dice: nemmeno la più intelligente delle creature può competere la velocità delle mie agili membra. Quindi l'intelligenza è il lupo. L'intelligenza è il lupo? Sì, perché il lupo c'è scritto. La mia arguzia, hai ragione. Quindi okay. Cavallo sopra lupo, serpente sopra giaguaro. Cavallo sopra lupo, serpente sopra giocavallo, quindi cavallo. Vediamo che cazzo dice l'aquila. Mi libero a generare catturando le mie prede. Allora, giaguaro che dice? Giaguaro dice: il mio regno è sconfinato, nessuna creatura è in grado di sfuggirmi. Il cavallo può scappare, perché... E allora proviamo a fare così. Proviamo a fare serpente. Allora, aspetta. Serpente. Giaguaro, ti devi levare dal cazzo. Allora, serpente. Giaguaro. No, raga, però dai, cioè, è fastidioso. Cavallo. Cavallo. Porco di cazzo. Lupo. E poi non so come procedermi. Io farei aquila e cervo. Perché aquila e cervo hanno delle descrizioni inutili. Quella dell'aquila. Il cervo è inutile perché si erge e fa il figo. Mentre l'aquila. Quindi tu faresti. È generica. Cervo e aquila. No, aquila no, e cervo. Aquila e cervo. Cazzo, maledetto. Ovviamente no. Però per me sono presentato il più debole, quindi... Perché dici la vita è casa dei deboli? Tipo che ti alimenti... Senti ciccia, stai lì, che mi stai spaccando una minchia. Allora, partiamo dal più debole, quindi facciamo il cervo. Cioè, ma lo rifai su PS4? Ma giusta ste puttanate! No. Se non sei posizionato al millimetro, lui si accende la minchia, si accende.
No, pensavo che l'avessimo fatto, avevo visto un bagliore diverso, invece Allora, no. Allora, leggiamo questa dobbiamo descrizione. capire bene. Mi ergo algo Anche il satana. più potente dei re vince. Raga, vince il serpente. Il giaguaro dice che il suo Alta. regno è sconfinato, nessuna creatura gli può sfuggire. E se noi allora provassimo? Però attenzione, però il lupo che dice? Il lupo dice che la mia arguzia mi permette di annientare anche la più feroce delle bestie. Io leggendo questa cosa qua, mi verrebbe da dire che il lupo è sopra il giaguaro. Poi però vai sul giaguaro e ti dice: il mio regno è sconfinato, nessuna creatura è in grado di sfuggirmi. E quindi si crea un paradosso. Perché se nessuna creatura è in grado di sfuggirgli, ma il lupo lo può battere, ma il cavallo può sfuggire al lupo. Capisci Sto giusto che provando a vederle in coppia, ma. si crea un paradosso. Perché il cavallo nemmeno la più intelligente delle creature può competere con le mie velocità. Quindi chiaramente il cavallo batte il lupo. Provo a cambiare il pensiero. L'aquila non la può cacciare nessuno, capito? Perché sta nel cielo. L'aquila però, di conseguenza, lei in realtà può planare e pigliarsi i serpenti. E quindi facciamo serpente. Il serpente può ammazzare anche il più figo dei re. E il più figo dei re è Gesù Cristo. No, Possiamo provare a fare il giaguaro perché il suo regno è sconfinato. D'altro canto, poi abbiamo il lupo che può sfuggire. Scusa, il cavallo che può sfuggire al lupo. Quindi io farei prima il cavallo. Poi farei il lupo. E poi farei il cervo. E diversamente mi avete scassato la minchia. Mi ergo alto sulla terra e sono fiero. Sei fiero, ma sei anche un po' picciu. No. Bene. Allora, essenzialmente una grande catena alimentare. E fino a qui ce l'avamo. Partendo dall'animale più debole. Vabbè, raga, fino a qui l'avevamo capito. Però se non mi leggi. Perché ci abbiamo già provato in ordine inverso. Allora, il più debole qual è? Ci riprovo. il cervo. Più debole è il cervo. Sopra il cervo chi c'era? C'era il lupo? E forse sì. Porco di... Allora, siamo calmi. Sopra il lupo c'era il cavallo. Sopra il cavallo c'era il giaguaro. Sopra il giaguaro c'era il serpente. Sopra il serpente c'era l'aquila. Però mi stai scassando una minchia, raga. Maledetto, maledetto, maledetto il giorno. Non sto facendo quello che stai dicendo tu, eh. Allora, serpente. Tigre. Aquila. L'ho azzeccato. Allora. Sì, però sì, l'hai azzeccato, però boh. Eh no, è giusto. È solo che evidentemente delle 1000 volte che abbiamo provato a farlo all'inverso, non l'abbiamo Adesso azzeccato. non mi fai Perché usa. alla fine ti devi basare su quello, nel senso, il più debole è il cervo perché fa un cazzo. Sopra il cervo c'è il lupo, che anche se è ambiguo, comunque dice che può cacciare tutte le bestie. È ambiguo perché uno pensa allora può cacciare anche il giaguaro, a quanto pare no. Sopra il lupo c'è il cavallo perché dice che gli può che può sfuggire anche alla bestia più intelligente, che sarebbe il lupo. Sopra il cavallo c'è il giaguaro che dice che il suo regno è sconfinato e può raggiungere qualsiasi bestia, anche la più veloce. Sopra il giaguaro c'è il serpente, perché c'è scritto che può ammazzare qualsiasi re. Sopra il serpente c'è l'aquila perché Super Perché Quark ci insegna che sì, tanto chi che cazzo lo la piglia. caccia, sì. Niente, dovevamo solo fare un tentativo in più, vedi? Non c'è problema, se non ci siamo fatti spoiler, sono contento.